Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Questo video, diverso dal solito, l'ho girato in sti giorni, in cui mi sono presa una pausa da tante cose. Sono a casa malata e ho sentito il bisogno di staccare. Avevo bisogno di pensare al mio benessere mentale e a rilassarmi un po'. Allora ho pensato di fare una cosa che non facevo da tanto, ovvero disegnare, e devo dire che mi ha aiutato molto. Sono mesi che penso che devo cambiare immagini dei quadretti, ma non avendo la cartuccia per stampare, ho pensato di mettermi a disegnare qualcosa. Mi è venuta l'idea di disegnarli io personalmente grazie ad un video di Arianna, che anche lei ha un canale qui su YouTube. Ovviamente vi lascio il link in descrizione. E a Gabriele, il marito della mia amica Valentina, che in questi giorni hanno mostrato che ha ripreso anche lui a disegnare e fa delle cose davvero molto carine. Quindi ho pensato, invece di sprecare soldi in questo momento per delle cartucce che per altre cose non avrei usato, di fare qualche disegno e qualche scritta. Ho fatto solo due quadretti, per ora mi mancano ancora gli altri due, ma sto cercando idee. Se per caso avete qualche idea, fatemelo sapere. Ho deciso di mettervi questo video oggi proprio perché è la festa delle donne e vorrei anche dirvi di pensare un po' di più a voi stesse. Lo so che è difficile, ci sono tante cose che dobbiamo fare, lavoro, pulire casa, famiglia, ma dobbiamo ricordarci che se non ci prendiamo degli spazi tutti nostri, dove poterci dedicare a ciò che ci piace, ciò che ci fa realmente rilassare, pian piano ci spegneremo. Se pensi solo alle cose da fare e non a prenderti spazi tutti tuoi, diventi un semplice pezzo di carne che cammina e fa le cose neanche senza pensarci, lo fa solo più automaticamente. Ma siamo donne, siamo un essere vivente e anche noi abbiamo bisogno di qualcosa che ci faccia rilassare, sorridere. Non sempre solo pensare a faccende, lavoro e tutte le cose che vi ho detto prima. Abbiamo bisogno di goderci la vita. Quindi, con questo video, io vi auguro buona festa della donna. Noi ci vediamo domani con il prossimo video, dove vi spiegherò un po' cosa è successo.